Ciao e ben ritrovati. Nuovo tutorial, nuova canzone. Non è l'inferno di Emma Marrone. Ho fatto anche la rima. Che bravo che sono. Vi ricordo che qui sotto trovate il link per scaricare lo spartito gratuitamente. E un altro link che vi porterà al video in cui sentirete suonare tutto il brano. Allora, vi anticipo che nello spartito che troverete è indicata una linea di Charleston, ma attenzione, durante l'ascolto, sinceramente, io non ho sentito nessun colpo di Charleston se non in un certo punto, ma che vedremo poi successivamente. I colpi segnati sono di un tamburello che però in questo caso, essendo un synth, non ci riguarda. Un consiglio è che se dovete suonare questo brano dal vivo e non avete sequenze dove c'è appunto questo tamburello, la soluzione che potete adottare è mantenere il Charleston suonato con il piede nelle parti in cui è scritto. L'unico punto in cui viene utilizzato un ostinato, in questo caso sul crash, sarà sui ritornelli finali, ma lo vediamo in seguito. Allora, caratteristica principale di questa canzone è che vediamo praticamente quasi sempre la cassa in 4, quindi manteniamola quasi in tutto il brano, la cassa in 4. Partiamo con l'inizio, quindi la strofa, qua vediamo il nostro tamburello, ok? Fino poi ad arrivare alla misura in cui entriamo con la batteria. Solo la nostra cassa in 4 nella prima misura. Nella misura successiva abbiamo sempre la cassa in 4, ma sul levare del 3, rullante e crash, sul levare del 4, un colpo di timpano. Misura successiva che vede sempre la nostra cassa in 4, sul levare del 3, un colpo di tom, sul levare del 4, un colpo di timpano. Questa struttura, bene o male, si ripete quasi sempre. Poi ci saranno delle variazioni che vediamo. Una è quella che troviamo prima del ritornello, in cui in una misura c'è sempre la nostra cassa in 4, un tom sul levare del 3 e sul levare del 4 due sedicesimi sul timpano. Andiamo a vedere tutte le misure fino a questo punto. Allora, la canzone è a circa una velocità di 128 bpm, noi la guardiamo a 100 bpm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questa è la prima strofa per arrivare al nostro primo ritornello. Il nostro giro di batteria in questo caso è formato da due misure. La prima è sempre la stessa, troviamo delle piccole variazioni sulla seconda. Ritornello che vede sempre la nostra cassa in 4, rullante sul levare del 2 e sul 4 nella prima misura. Nella seconda, rullante sul levare del 2 e sul 4 abbiamo appunto le nostre variazioni. Troverete due ottavi che possono essere o tom e timpano o due colpi di rullante. Attenzione nel quarto giro, quindi all'ottava misura del ritornello, la variazione cambia. Cassa in 4, sul levare dell'1 un colpo di tom, sul 3 abbiamo due ottavi tom e timpano, sul 4 abbiamo il primo ottavo di rullante e gli ultimi due sedicesimi. Vi faccio vedere questa variazione, quindi le due misure di questo giro. 3, 4, 1. Ultimo giro di batteria del ritornello che vede la cassa e il crash sul primo quarto, una lunga pausa che arriva sul levare del 3 della misura successiva, dove troviamo gli unici colpi di Charleston che si sentono in questa canzone. 1, 2, 3, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Seconda strofa, anche qui il nostro giro sono un gruppo di due misure, sempre cassa in 4. Nella prima misura vediamo sul levare del 2 colpo di tom e timpano sul 4. Nella seconda misura levare del 2 sul tom e sul 4 il nostro rullante. 1, 2, 3, 4. Lancio pre-ritornello, prima misura, cassa in 4 e un crescendo di timpano rullante a partire dal levare del 3, arrivando alla misura successiva in cui sull'1 troviamo rullante crash. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
secondo ritornello che è uguale al primo, tranne sulle ultime due misure che c'è una piccola variazione. Prima misura, cassa in 4 e dal levare dell'1, un crescendo di timpano e rullante per tutta la misura. Misura successiva, dimentichiamo la nostra cassa in 4, sull'1 cassa e sul levare dell'1 rullante crash, sul levare del 2 cassa, sul 3 rullante e crash, sul 4 primo ottavo rullante, cassa e crash, sul secondo ottavo 2 sedicesimi di rullante. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, in questo caso il nostro ritornello va avanti e qua troviamo il nostro ostinato che finalmente inizia a farsi sentire. L'accompagnamento viene fatto sul crash e dove è indicato il crash nella partitura invece accentuiamo e quindi proprio lo suoniamo in maniera decisa. Ho tenuto indicato il Charleston sulla partitura per non fare troppa confusione quando poi viene suonato il crash, quindi accentuato il crash. Qui le variazioni le troviamo ogni 4 misure, le vediamo singolarmente. Prima variazione la troviamo nella prima misura della penultima riga, rullante, cassa e crash, in questo caso accentuato sull'1, sul 2 cassa, mentre sul levare troviamo anche qui rullante e il crash accentato, sul 3 cassa, sul 4 abbiamo cassa, tom e crash e sul levare abbiamo il timpano. Per guardare le singole variazioni guardiamo il gruppo di due misure, quindi la prima che non varia e la seconda con la variazione. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Allora, variazione successiva che troviamo nella penultima misura della penultima riga, sempre cassa in 4, sul levare dell'1 primo tom, sul levare del 2 secondo tom, sul 3 insieme alla cassa abbiamo tom e sul levare timpano, sul 4 4 sedicesimi di rullante. Anche qui arrivo dalla misura precedente che in questo caso sul levare del 2 dove c'è rullante viene suonato il crash in maniera accentuata. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Altra variazione, quindi sull'altro giro, terza misura dell'ultima riga, riprendiamo la variazione che abbiamo fatto in precedenza, quindi la prima variazione. Altro giro e arriviamo al finale, quindi rullante sull'1 insieme al crash, sul levare del 2 e sul levare del 3 sempre col crash, sul 4 due ottavi tom e timpano e chiudiamo con un cassa e crash sull'1 della misura successiva. Anche qui partiamo dalla misura precedente di quella in cui c'è la variazione. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Non sempre quando trascrivo le parti si riescono a sentire magari ogni singola nota, perché ci sono appunto delle note che a volte con tutto il resto degli strumenti sono difficili da recepire. In questo caso, oltretutto, abbiamo nel brano l'utilizzo di questo tamburello, questo synth, che, tra virgolette, va a condizionare un po' il nostro modo di suonare, perché o ci mantieni un ostinato, che potrebbe essere appunto come vi ho indicato con il Charleston suonato col piede, oppure comunque diventa difficile. Se noi suoniamo in questo caso questa canzone senza sequenza o senza, tra virgolette, l'ostinato, risulta leggermente vuota. Quindi è da capire un po' come volete interpretare anche la canzone e a vostra discrezione scegliere appunto se suonare no al Charleston o cosa fare. Se avete poi l'occasione di lavorare con le sequenze e quindi inserire il nostro tamburello, il nostro synth, ancora meglio, avete già risolto tutti i vostri problemi. Per questo tutorial è tutto, vi auguro un buon divertimento, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e mettete un bel like. Non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre un buon groove. Alla prossima, ciao!